Io credo che la nostra comunità metropolitana abbia tutte le caratteristiche per stare nel mondo con successo. Se è vero quanto ci dicono le statistiche, i nuovi studi, quali sono le città adeguate al mondo globale? Beh, queste città hanno qualità della vita, qualità dell'ambiente, un forte livello di istruzione, molte aziende orientate all'export, un grande investimento sulla cultura, ottimi servizi sanitari e sociali. La differenza fra le città la fanno le persone. Avete dato molti spunti a questa visione. La novità che dobbiamo saper comunicare ai cittadini, che è un nostro questionario che stiamo facendo, ha già raggiunto 1000 persone, il 60% di questi cittadini dice che già si sente cittadino metropolitano. È una buona base di partenza che corrisponde a quei legami che abbiamo tra comune capoluogo e quello che prima chiamavamo provincia e che dobbiamo sapere consolidare. Avete coscienza di quello che vale questo territorio e questa deve essere la nostra e la vostra principale forza. Il tema dello sviluppo economico e sociale ha bisogno di prendere sul serio quello che ci hanno detto le imprese anche qui stasera, gli operatori economici che sono stati qui stasera, non solo delle imprese produttive, manufatturiere, ma anche delle imprese agricole. Fondamentale è creare condizioni di attrattività del nostro territorio e muoversi insieme per promuovere questa attrattività. Per farlo abbiamo bisogno di una qualità forte urbana del nostro territorio, perché ospitare nuove imprese, ospitare nuovo terziario significa avere un contesto urbano di qualità. Sul tema della cultura e del turismo, bene secondo me questa idea della Fondazione. Ottima idea, anche qui la cifra è molto semplice, aggregarsi e mettersi insieme e promuovere insieme. L'istituzione Villa Smeraldi può essere un elemento importante della costruzione di questa nuova fondazione. Io ne condivido l'obiettivo e penso che su questo dobbiamo davvero lavorare per concretizzarlo al più presto. Cultura, sanità, qualità della vita, unioni. Ho detto una città metropolitana forte nell'indirizzo, leggera nella struttura. Abbiamo bisogno che si rafforzino le unioni e le fusioni dei comuni. Quindi capacità di selezionare le priorità. Questa è la sfida che assumiamo insieme ai nostri cittadini. Questa è una comunità di persone capaci di usare la propria libertà in modo responsabile.